È chiaro che la fondazione deve, sia, anche se non è proprio così però, sia per ragioni fiscali, sia per ragioni dei rapporti con i propri donatori, vi dicendo, raccogliere la rendicontazione di tutte le cose che finanzia. Cioè tutte le cose che finanziano devono essere rendicontate dall'ente. La fondazione raccoglie la rendicontazione, verifica la rendicontazione e quindi eventualmente comunica ai donanti, okay, che il progetto è stato realizzato, non è stato realizzato e via dicendo. Questo è pacifico. Dopodiché ci sono iniziative di diverso tipo, nel senso che a volte, però dipende dalle fondazioni, soprattutto se si hanno i volontari, questi vanno anche a vedere i progetti in fase di realizzazione, raccolgono informazioni. È vero anche che essendo progetti su un territorio ristretto, cioè, alla fine riesci a vedere, insomma, non è che fai cose in gabbia per cui devi andare là, se no non sai niente. E quindi questo c'è di sicuro, cioè, la raccolta di tutta la rendicontazione c'è, la messa a disposizione dei risultati c'è.